Alla ricerca della prima vittoria stagionale per la Fiorini Pesaro Rugby. Un ben trovato a tutti i telespettatori di Rossini TV oggi al Toti Patrignani, campo principale del Tecnovul Rugby Park. La Fiorini Pesaro ospita il Valsugana Rugby, ennesima squadra di Padova di questo girone tutto veneto, di fatto terza squadra di Padova all'interno del girone. Per Pesaro la difficile prova di riuscire a trovare la prima vittoria nella quinta gara stagionale, una stagione che si preannunciava complessa e che si sta rivelando forse più complessa di quanto ci si potesse aspettare in un girone veneto tutto da scoprire. Con me oggi al commento tecnico Davide Gatta, ho il piacere di averlo qui con me, responsabile formazione del comitato arbitri Marche, sarà lui a approfondire alcuni temi di quello che si vedrà in campo. Buonasera a tutti, la partita comincia adesso, ti lascio subito la parola Matteo. Al calcio d'inizio Lyle Joubert, Pesaro che parte con Joubert all'apertura e Azzolini schierato a estremo, come si è visto nelle ultime due partite della Fiorini Pesaro. Forse il tecnico Panzieri ha trovato questo equilibrio, sta sondando questo equilibrio per la squadra. Abbiamo visto il Valsugana calciare subito verso metà campo e ci sarà la prima douche di partita. Appunto. Vediamo Oretti al lancio, purtroppo Antonelli non riesce a recuperarla e quindi è subito del Valsugana. L'arbitro però chiama un in avanti di Antonelli, preciso l'arbitro Imbriaco, arbitro di Bologna alla sua ennesima partita sul campo di Pesaro, e quindi ci sarà la prima mischia della partita. Sì, prima mischia che è praticamente la prima azione della partita. Come tutti i tifosi appassionati di rugby sanno, è una partita nella partita e vediamo appunto questa prima occasione in cui gli avanti delle due squadre si possono sondare e testare. Pesaro che parte con Oretti come tallonatore, pilone destro Doncor e pilone sinistro Dal Pozzo, e Valsugana che risponde con Granzotto, Fioravanzo e Dolcetto. L'arbitro fischia subito un calcio di punizione, probabilmente Pesaro ha visto che Pesaro ha provato a far girare la mischia. Sì, l'arbitro in questa situazione ha sanzionato un ingresso storto del pilone sinistro del Pesaro che ha comportato lo sfaldamento della mischia avversaria. Pesaro deve assolutamente limitare i calci di punizione, i falli quindi, perché poi squadre come il Valsugana, che vediamo essere molto pesante da touche, provano a impostare la molla. Intanto hanno cercato comunque una touche corta, quindi di fatto poco dopo la metà campo, e soprattutto lancio decisamente storto, Imbriaco non si lascia sorprendere, quindi per fortuna dei giallorossi sarà mischia pesarese. Sì, è una situazione abbastanza semplice da rilevare in questa occasione. Valsugana aveva scelto uno schieramento completo, come si usa dire, cioè tutti gli avanti a saltare in rimessa laterale, ma il lancio non è stato efficace, per cui adesso la mischia è introduzione Pesaro ed è una prima occasione di rivincita rispetto a quello che è accaduto poco fa. Introduzione giallorossa, sarà Boccarossa a introdurre, lui mediano titolare oggi, dopo che la scorsa partita invece aveva iniziato da Balà. Fa uscire velocemente la palla, anche se era ottima la pressione del Valsugana. Adesso bravo Sacchetto ad andare al contatto, Paletta che viene portato a terra. Pesaro potrà ripartire con i suoi, riparte con sì, un calcio, c'è un vantaggio lungo di Joubert che andava a esplorare il campo. Ma c'era un vantaggio per un tenuto? No, il vantaggio è per un contatto con la testa, diciamo così. Il gesto tecnico del placcatore non era proprio ortodosso e andando solamente con la spalla a impattare in maniera non grave, senza conseguenze serie nei confronti di Paletta, è comunque un gesto che è bene non fare perché è pericoloso. Vista l'attenzione ai contatti con la testa che abbiamo visto dai mondiali in giù recentemente, l'arbitro ha deciso di mettere molta attenzione su
questo aspetto. È assolutamente così, ricordiamo che è vero che il rugby è sport di contatto, ma è anche uno sport estremamente attento all'incolumità e al benessere fisico degli atleti, tanto che appunto si fa sempre più attenzione a quelli che possono essere i contatti pericolosi. Lancio storto anche in questo caso? Sì, questa ci comunica l'arbitro con la sua gestualità secondaria, il braccio a muoversi in maniera a indicare appunto un lancio storto, ci dice che questo è ciò che ha segnalato, avrebbe potuto anche concedere un vantaggio visto che la palla era stata recuperata da chi non aveva effettuato il lancio, ma questa è la sua decisione. Abbiamo un'altra mischia. Abbiamo un'altra mischia, adesso Pesaro dovrà vedere di tenere la mischia del Valsugana dopo il fallo commesso prima, vediamo, cede sempre a sinistra, dal posto non si capisce se non riesce a tenere il pilone destro Granzotto, quale sia il problema, fatto sta che sì. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Valsugana. Ricordiamo, primi 8 uomini di mischia del Valsugana che daranno almeno 100 kg alla mischia pesarese. Fatto sta, altra sì. Touche decisamente corta, fra l'altro uno schieramento in prima linea che vede Oretti come tallonatore, Fusco purtroppo non è neanche in panchina oggi, causa un acciacco dell'ultimo momento, e al posto suo schierato come tallonatore in panchina Leva e Pierangeli come pilone destro. Adesso davvero sembrava buona la caccia di Mariani. No, ma l'arbitro sanziona il fatto che Mariani, prima di andare sul pallone, occupa lo spazio, come si suol dire, che solitamente prende il mediano, e quindi va a contendere il pallone in maniera irregolare. Questa è stata la chiamata dell'arbitro. Fatto sta che siamo al terzo fallo di Pesaro in pochissimi sì, minuti. Questo è un problema che abbiamo un po' visto nelle altre partite del Pesaro, come, e qui l'abbiamo l'evidenza davanti a noi, come una serie di problemi di indisciplina hanno consentito di risolvere il problema dell'avanzamento al Valsugana, che ora si trova a effettuare un lancio rimessa laterale all'interno dei 22 della squadra del Pesaro. Sì, prima touche pericolosa, Valsugana che era già andato a parlare, vanno subito a contatto per provare la maul, palla che esce fuori con Ferraresi, seconda linea di peso, e vediamo che il Valsugana prova a stendersi con i tre quarti, ma è davvero bravo Pesaro, impressione esatto. Soprattutto alla caccia della palla, visto che il numero 10 Bondavelli non la mette a disposizione, e allora si riprende con un calcio di punizione, questa volta in favore di Giallorossi. Davvero brava la linea dei esatto. Tre quarti pesaresi. Qui il Jackler, gergo tecnico con cui viene chiamato il primo recuperatore, è Jackler, è molto bravo a mettere le mani direttamente sul pallone e a evitare il problema che aveva causato il calcio di punizione precedente. E adesso sarà terza touche di giornata per Pesaro, le prime due non sono andate bene, serve un buon lancio di Oretti, ricordiamo è un giocatore giovanissimo che arriva da Arezzo, si sta formando nel ruolo di tallonatore, e purtroppo è il Valsugana a far sua la touche. Sì, problemi in rimessa laterale per il Pesaro, non aiuta la situazione che tu Matteo hai precedentemente descritto, degli infortuni e degli effettivi a disposizione. Il rugby a questi livelli diventa molto complicato se nelle fasi statiche non hai un possesso chiaro. Eh sì, purtroppo se non hai quella fonte di gioco diventa tutto più difficile. Adesso Pesaro sta facendo buona guardia, sì. Porta una bella pressione con la linea, sembra abbastanza ordinata, adesso davvero buona la salita di Mariani, ma l'arbitro torna sul sì. Punto di vantaggio precedente. L'arbitro ha concesso un vantaggio, molto probabilmente per fuorigioco dei tre quarti dei giocatori non schierati nel raggruppamento. Pesaro deve riuscire a rialzare la testa e portarsi nella metà campo avversaria, cosa non semplice se poi effettivamente ti viene a mancare la certezza di una touche. Adesso sì, soprattutto torniamo nella situazione di prima, no? È stato Pesaro ad aver risolto il problema dell'avanzamento del Valsugana, che ancora una volta ha a disposizione un lancio in rimessa laterale
all'interno dei 22. Prima la situazione si era svolta in maniera con un esito favorevole nei confronti del Pesaro, vediamo ora che cosa succede. Una touche circa sui 10 metri della metà campo pesarese, vediamo Fioravanzo al lancio, buona la presa aerea. Ma l'arbitro chiama l'arbitro muro, sanzione, sì, l'arbitro sanziona un'ostruzione dei sollevatori. Da notare come il giocatore del Valsugana, che andrà a seguito del lancio a intercettarlo, parta sempre da fuori dall'allineamento, un comportamento non chiaro che l'arbitro ha deciso di tollerare. In questa situazione i saltatori hanno commesso però un fallo nel farlo scendere a terra, impedendo la contesa da parte dei giocatori del Pesaro. Altra touche per i giallorossi, praticamente dalla posizione precedente, una touche fotocopia, Oretti al lancio, vediamo se andranno con una scelta più sicura magari sul primo blocco, visto come sono andate le precedenti scelte, invece no, purtroppo ancora la touche. Sì. Non va, se certo. Mancare questa fonte di gioco, come dicevamo prima, diventa tutto decisamente più complesso. Adesso Pesaro continua a fare buona guardia lì vicino alla rack, e Valsugana mette dentro giocatori. Qui c'è un doppio problema da parte del... Sì, esatto. Pesaro continua a giocare, vediamo l'arbitro che cosa ha fischiato, ha visto... Aveva fischiato lì in avanti e adesso punisce addirittura il Valsugana con 10 metri di penalità, visto che hanno parlato un po' troppo e adesso Pesaro decide di giocare alla mano, complice anche la touche ballerina, e provano adesso a suonare la carica con Ruffini, che va decisamente bene in percussione, dentro, sì, esatto, c'è un vantaggio per il si Pesaro. Ha abituato, e adesso c'è un vantaggio per Pesaro, posizione ottima, vediamo che cosa deciderà di fare la Pesaro, e che decide di giocare una veloce, invece poi l'arbitro richiama l'arbitro, tutti. Ma l'arbitro interrompe perché pare andare a parlare col suo collaboratore, evidentemente c'è stato qualche problema da quella parte, visto dai direttori di gara, che necessita di un chiarimento tra l'arbitro e i suoi assistenti. Questa potrebbe essere una chiave buona per Pesaro, giocare velocemente, anche se dispendiosa e difficile da poter tradurre in efficacia ogni volta, però per ovviare al problema del lancio in rimessa laterale. No, Matteo, che ne pensi? Giocare velocemente può essere diciamo una scelta che può pagare. È una scelta che può pagare, una scelta, come hai detto te, molto dispendiosa, è una scelta da grande squadra che deve avere delle ottime mani e confidenza nei propri mezzi, commettere pochissimi errori. Adesso è stato Jobert a dire all'arbitro che vuol provare a convertire il calcio di punizione, tentando il primo piazzato della giornata. Silenzio da Totti Patrignani, e al dodicesimo Pesaro, dopo aver sofferto non poco nei primi 10 minuti di partita, si porta in vantaggio per 3-0 sul Valsugana. Prima del calcio di punizione un po' di lamentele da parte del pubblico, perché l'arbitro ha sanzionato un placcaggio alto dalla tribuna, chiedevano un giallo, non è sempre penso, così, non è automatico, l'impatto è stato senza conseguenze particolari e soprattutto non così grave da richiedere una sanzione accessoria con il cartellino giallo. Diciamo che ha pagato la scelta di giocare rapidamente, che abbiamo visto prima, ha portato 3 punti, per cui... Ha pagato l'andare dritto, per provare a mettere in difficoltà la difesa del Valsugana. Pesaro deve adesso dare ossigeno alla propria linea difensiva, buono il calcio di Jobert, e adesso è Valsugana che va dritto con uno dei suoi... Sì. Big man, adesso la differenza di peso potrebbe essere un fattore. È notevole anche nei tre quarti, basta guardare sì. Gritti quanti
Chili è un centro sicuramente di peso e di sostanza, adesso ottimo il placcaggio di Doncor che addirittura recupera palla, ma evidentemente laterale. Dunque sì, lui ha recuperato la palla da una posizione di fuorigioco, non era dietro, era in piedi, di fianco alla racca e non dietro, verrebbe da dire che quella palla si trovava lì perché l'aveva persa il portatore del pallone, quindi se è vero che era irregolare il comportamento di Doncor, andrebbe anche così tenuto conto che sicuramente c'è stato lì in avanti prima di aver comportato la perdita di possesso da parte del giocatore del Valsugana. Un Valsugana che non va per i tre punti ma sceglie di andare in touche con Bizzotto, touche sui 15 metri circa, sì, tra i 10-15 nella metà campo pesarese. Vedremo quale sarà la scelta di gioco del Valsugana. Molto confidente nei propri mezzi di rimessa laterale, evidentemente il Valsugana, quindi vediamo, vedete ancora una volta il numero 6 come si posiziona di fianco al numero 9, vedremo se anche questa volta sarà lui il destinatario del lancio, così è, non possono impostarla molto perché non prendono bene la palla. È buono comunque il placcaggio di Oretti, adesso Pesaro fatica un po' a mettere a terra gli avversari, si alza l'intensità al Totti, sì. Patrignani, ma Pesaro non la manda a dire, ci sta a pieno nella battaglia. Vediamo il Valsugana che prova ad allargare il pallone con Sturaro che va dentro, giocano vicino alla RAC, ma sono ottimi i placcaggi dei pesaresi, non c'è avanzamento, adesso prova ad andare a cercare un calcetto, ma sì, Pesaro anche se con un po' di difficoltà schiaccia terra con Villa. Sì, più che la difficoltà specifica derivante dal rimbalzo, lo sappiamo, quando un pallone ovale rimbalza non si sa mai dove va a finire, è corretto notare quello che hai detto tu, la capacità difensiva del Pesaro di tenere, anche qui è una espressione di confidenza, di fiducia nelle proprie capacità difensive, non temere lo scontro fisico, accettarlo e per il momento contenerlo con successo. Pesaro che deve salire bene con la linea dei tre quarti, sembrava un po' in ritardo, infatti viene ma sanzionato. Soprattutto c'è stato un placcaggio in ritardo, sembra l'arbitro che chiama il guardaline Caprini, che però sembra non aver visto nulla di che. Probabilmente l'arbitro sta cercando di individuare il responsabile, viene ancora sanzionato con proteste, è una decisione un po' anomala, la squadra aveva anche evidentemente è successo in campo qualcosa di strano, la squadra aveva o ha interrotto il gioco proprio per proteste, per cercare da parte del Valsugana che chiedeva il fallo. Ecco. Ricordiamo che per tutte le squadre di questo girone la trasferta di Pesaro è ostica, se non altro per la distanza, e chissà che il Valsugana non stia pagando anche il viaggio in giornata, visto che loro non sono abituati a così tanti chilometri, a differenza di Pesaro che in un girone o nell'altro comunque deve farsi ore e ore di pullman se non partire il giorno prima. Fatto sta che quello che sapevamo della Valsugana, che era una squadra pesante che giocava bene, adesso torneremo dopo su questo fatto, è stato bravo, sì, esatto. Venturini con Oretti a giocare una veloce, adesso c'è tutto lo spazio sulla sinistra, però Paletta non dà continuità di gioco, non arrivano all'ala e devono un attimo riorganizzare il tutto. Palla per Antonelli, chiamato a via centrali, viene messo a terra, serve il sostegno dei compagni. Pesaro fatica a tirar fuori il pallone, rallenta bene l'azione il Valsugana, adesso è Doncor a fare metri, ad andare oltre la linea del vantaggio. Buona questa percussione pesarese, i giallorossi che sono nella partita e stanno facendo il loro gioco, purtroppo però c'è un fallo probabilmente, penso un tenuto credo, non abbiamo ben visto da qua. Ancora una volta l'arbitro va a consultarsi con l'assistente, a noi qua è parso un tenuto, ma l'arbitro ha voluto fermare il gioco comunicando chiaramente la sua necessità di un confronto prima di prendere una decisione che poi ci comunicherà. Peccato perché Pesaro stava mettendo davvero un gran buon ritmo in questo attacco. Vediamo Gargamelli che cosa ha detto all'arbitro.
O è stato un ingresso troppo duro, che ne so, con sì, un ingresso di spalla probabilmente. Largo, di spalla. Però di spalla, l'ingresso di spalla in realtà è anche difficile da sanzionare. Viene considerato fatto sta esatto, che un ingresso laterale di spalla fatto un gesto sta pericoloso. È fallo di Pesaro e si riprende con un calcio di punizione sì. per il Valsugana. Questo è stato un fallo di frenesia. Ma non, tentativo non so neanche di... quanto voluto, diciamo la verità. Certo, non deliberato. Ricordiamo fra l'altro che Ruffini rientra oggi dopo 3 partite di stop. Un Ruffini che ha una confidenza precaria, se possiamo così dire, con il contatto, visto che sarebbe stato forse bene che rimanesse a riposo anche oggi. Il tecnico Panzieri ha scelto di metterlo dal primo minuto proprio perché non sa quale può essere la sua tenuta in campo, speriamo che continui così. Adesso altro lancio che sembrava storto da qua, ma non siamo perfettamente in linea, l'arbitro non la vede come noi, allora il Valsugana che prova a distendersi con i tre quarti, buona comunque la difesa pesarese, buona lettura di Azzolini, nonostante De Angelis gliela chiamasse, la presa c'è stata, va bene così, adesso è Pesaro quindi che può giocare l'ovale, deve metterlo a terra, viene portato a terra, buono il sostegno di Doncor e qui è Pesaro che cerca una furbata e invece sì, una chiamata che non molto condivisa dal pubblico che lo insomma fa sentire il suo disappunto, l'arbitro ha sanzionato il giocatore a terra che lavorava ancora una volta a terra nel tentativo di mettere a disposizione il pallone, indubbiamente la posizione del placcatore bianco non aiutava il placcato in questo suo gesto e anche il mediano di recuperare il pallone per giocare. E alla lunga il Valsugana decide di andare, di provare a trasformare il piazzato dopo essere sempre andata in touche e guarda caso, e il caso è abbastanza strano, a provare il piazzato è Girardi, numero 8 che prova il piazzato che, che non va e buon per Pesaro, quindi si riprenderà con un calcio sì, di marca pesarese. Anche questo è un gesto d'altri tempi, vedere un giocatore di Mischia che si cimenta nel calcio di punizione, non ha avuto l'esito che lui sperava. Però anche qui interessante far notare, come hai detto tu, il cambio di atteggiamento da parte del Valsugana verso una maggiore concretezza, non essendo riuscito a ottenere quello che voleva prima con la rimessa laterale. E adesso è Pesaro che deve salire e fare attenzione con i suoi tre quarti e per fortuna del Valsugana la palla è persa all'indietro e quindi si continua a giocare, un Valsugana che ama l'autoscontro e adesso è buono ed è buonissimo il placcaggio di Paletta. Sì, molto buono nel riuscire a interrompere la trasmissione del gioco, Valsugana è dovuto arretrare. Ci sono un po' di rimpalli. È un Valsugana che quando alza il ritmo commette non pochi errori con i tre quarti ed è costretto ad alzarlo il ritmo vista la buona pressione dei sì. tre quarti pesaresi. Allo stesso tempo Pesaro sta facendo buonissima guardia e adesso nuovamente una Mischia, vediamo quanto saranno stati provati i primi 8 uomini di Mischia pesaresi dal dispendioso gioco difensivo di scontro del Valsugana e vediamo, speriamo che reggano e che riesca a uscire almeno da questa piattaforma un buon pallone per i tre quarti giallorossi. Sì, sì, questi primi 20 minuti circa della gara l'efficacia della difesa del Pesaro è sicuramente una cosa da far notare a chi ci guarda anche da casa. Adesso abbiamo visto il capitano del Valsugana che chiedeva spiegazioni all'arbitro, evidentemente c'è qualcosa del metro arbitrale che
non torna Alva Sugana, Pesaro che fatica a far uscire questo pallone, alla fine riesce a uscire, l'arbitro non fischia nulla, buon per Pesaro, adesso Azzolini che può armare le gambe di Villa, deve esserci il sostegno da parte dei giocatori giallorossi, buono così, adesso è Oretti ad andare dentro, buono il sostegno dei compagni, Boccarossa che dà seguito ed è Ruffini a momenti a trovare il buco, Boccarossa che cerca di mettere ritmo, adesso un calcetto di Paletta che però non sfonda e anzi viene intercettato bene dal Valsugana che a questo punto si riorganizza e Pesaro che deve riorganizzare la propria linea difensiva. Sì, forse se poi proprio dovessimo così dire qualcosa... Un po' frettoloso forse, esatto. Il calcetto di Paletta, ma adesso palla di nuovo nelle mani dei giallorossi con Jobert che può distendersi sulla sinistra, Pesaro è in più uomini, adesso è bravo Oretti ad andare dentro a non isolare Tontini, adesso è Mariani a provare a dare continuità di gioco vicino alla rack, ma anche il mediano, bravissimo Oretti ad arrivare, serve il sostegno dei compagni, Tontini che prova ad andare con lui, adesso serve ancora sostegno, sempre un po' isolato sulla sinistra. E bravo Boccarossa però a far uscire subito l'ovale dal posto che va a contatto, fa qualche metro con sostegno con Doncor e i suoi, adesso è Pesaro a provarsi a distendersi sulla linea di destra, e bruttissimo placcaggio su Paletta, è un placcaggio che credo meriti. Sì, molto pericoloso, anche qui aspettiamo le valutazioni, è estremamente pericoloso, tant'è che il medico deve entrare a vedere le condizioni, l'esito, le conseguenze di questo gesto. Insomma, Paletta l'abbiamo visto essere completamente ribaltato, andare a toccare il terreno con insomma, anche la zona della testa-collo. Questi falli sono gestiti con molta severità, vediamo che cosa prenderà l'arbitro, prende un cartellino giallo. Decisione minima da parte dell'arbitro che assegna un cartellino giallo al, se non sbaglio, se ho ben visto, a Granzotto, pilone destro della Valsugana. Il numero 3. Un giocatore non da poco per questa squadra, abbiamo visto quanto prima è riuscito a mettere in difficoltà dal posto in mischia chiusa e fatto sta, secondo tentativo di calcio piazzato per la Pesaro Rugby con Lyle Joubert sull'ovale. E al 26esimo Fiorini Pesaro Rugby 6 Valsugana 0. Lyle Joubert sino a questo momento 2 su 2 nei calci piazzati. Sì, Pesaro. Bene così per Pesaro, riuscendo a portare a casa le occasioni, i punti nelle occasioni che gli si presentano. Pesaro decisamente cinica. Ogni volta che ha avuto un piazzato è riuscita ad andare a punti, adesso recupera l'ovale Antonelli, serve una buona guardia, adesso è Pesaro che continua a giocare alla mano, probabilmente cercano un'altra piattaforma per poi andare a calciare lontano dal posto che comunque macina a metri e non va a terra, buono per lui, però la palla esce, adesso è bravo Boccarossa a recuperare l'ovale e a seminare un po' di panico nella difesa del Valsugana e c'è un buon sostegno, un bravissimo buon Venturini, una palla tenuta con i polpastrelli, purtroppo però l'arbitro voleva che la mettesse ancora più velocemente a disposizione di quanto non ha fatto e adesso Pesaro che va a commettere un fallo inutile perché non lascia la palla. Sì, esatto. E parla anche, mi sa, e quindi... Imbriaco ha dimostrato di volere un po' cacca nel vino, come si diceva in linguaggi così gergali, poco disposto a tollerare comportamenti contrari allo spirito del gioco.
sì, diciamo la verità, ha dato veramente pochissimo tempo per far uscire quel pallone, era andato a contatto da un non nulla Venturini, fatto sta che è stato calcio di punizione per il Valsugana che si ritrova con l'ennesima touche sui 15 metri di Pesaro. Vediamo Pesaro che cosa sceglierà di fare. L'ho cominciata, vediamo, sì. Vediamo se Pesaro andrà a contrastare la Mol che probabilmente si verrà a formare, così è, Pesaro va a contrastare la Mol, una Mol avanzante. Vediamo se Valsugana mette i suoi chili nella sua, in questo tentativo di avanzamento. Mol che crolla, l'arbitro non dà nessun vantaggio. Finora Pesaro ha evitato i guai più seri. È buona la difesa di Pesaro, bisogna fare buona guardia lì vicino alla rack. Questo è il momento in cui l'efficacia che Pesaro ha mostrato di possedere nella fase difensiva deve riuscire a mettere in atto anche ora per evitare una marcatura. Così è, mettere pressione induce l'avversario all'errore. Abbiamo un in avanti. Perfetto, qui è quello che doveva fare Pesaro. Calma e gesso, come si suol dire, e non commettere falli, aspettare l'errore del Valsugana che per fortuna di giallorossi è arrivato. Si riprende quindi con una mischia in favore dei pesaresi. Sì, ci dovrà essere una sostituzione per poter effettuare la mischia perché il giocatore espulso del Valsugana, essendo il pilone destro, è necessario che un altro pilone destro dalla panchina entri a prendere il suo posto perché si possa giocare alla mischia. Sì, in realtà esce il numero 6, il pilone è entrato, si è posizionato a sinistra ed è il pilone sinistro questa volta ad essersi spostato a destra. Queste sono scelte tecniche dei giocatori, ma è anche perché il necessario questo fatto, altrimenti non si sarebbe potuto giocare questa mischia. Esatto, introduzione di Boccarossa. Deve uscire velocemente questa palla per armare il piede di Gioberto e soprattutto Pesaro che con una persona in più in mischia soprattutto costringe il Valsugana al fallo. Adesso vediamo se Pesaro sceglierà di andare in touche o ripartire la mano da lì. Ripartire la mano da lì sarebbe decisamente un azzardo. Sì, anche perché deve essere consolidato nell'inerzia della partita questo calcio di punizione. È conquistato una di mischia dove aveva sempre subito prima Pesaro, l'avanzamento deve arrivare, Pesaro deve accettare la sfida di migliorare il suo problema nella rimessa laterale, partire alla mano dal di lì sarebbe stato veramente un azzardo. È assolutamente così, è altrettanto vero che Pesaro adesso deve cercare se possibile di alzare il ritmo con un giocatore in più in campo per provare a mettere in difficoltà questo Valsugana e guadagnare quanto più da questa superiorità numerica. Adesso Retti al lancio, purtroppo storta il primo blocco, purtroppo storta anche sul primo, il primo blocco. Sin qui l'unica touche andata bene è stata la giocata veloce con Venturini. Ce n'è stata forse un'altra anche qua, ma sì, il problema è indubbiamente quello. Doveva comunque accettare questo rischio Pesaro di andare in rimessa laterale, giocare da quella posizione. Davvero buona la touche del Valsugana. Vedi, ancora una volta un errore. C'è un errore del Valsugana. Questo è buono, molto buono. Gioberto che prova a distendersi, calcia avanti la palla, prova ad arrivare lì a Villa da dietro. E il rimbalzo è favorevole al Valsugana che riesce a mettere la palla a disposizione. Bravi subito a recuperarla e a rimpostare una rack. Adesso sarà un calcio dalla base probabilmente per il Valsugana, il numero 9. Ed è un calcio dalla base completamente sbagliato, se così si può dire. In realtà sì, poco avanzamento. Pochi metri, pochissimo avanzamento per il Valsugana. E comunque sarà touche in questo caso per la Pesaro Rugby. Pesaro Rugby che è salita davvero bene con tre quarti che si è visto che possono mettere in difficoltà la squadra veneta. Sì, la cosa che sta funzionando veramente è la pressione difensiva. Tutta questa azione nasce da un in avanti nell'attacco precedente del Valsugana. Sul vantaggio giocato Joubert riesce a trovare un buon buco derivante dalla non adeguato schieramento da parte del Valsugana. Abbiamo ancora una volta un problema di lancio storto, deve assolutamente trovare una contromisura
efficace a questo problema Pesaro, perché diventano regali. Pesaro che prova a rubare, ma questa volta di nuovo un lancio storto, un'altra mischia. Vediamo se la fortuna ride a Pesaro ancora una volta. La mischia di prima è stata veramente dominante da parte di Pesaro, vediamo cosa succede ora. Ricordiamo che, se mi consente un piccolo digressione in regolamento, in occasione di un secondo lancio distorto consecutivo la scelta obbligata è mischia, non c'è più un'opzione. Non possiamo vediamo stare tutto il tempo a lanciare rimesse laterali, questo è il principio. Vediamo l'introduzione di Boccarossa, Pesaro che va decisamente basso in questo ingaggio e questa volta l'arbitro dice che è il pilone destro pesarese a portare giù il sinistro. Non capisco quale vantaggio potesse trarre Doncor da portare giù il pilone sinistro del Valsugana. Esatto. A mio avviso era semplicemente una prima linea che era collassata, l'avrei fatta ripetere. Fatto sta, l'arbitro non l'ha vista così, si riprende con il calcio di intouche del Valsugana e questa volta dobbiamo dire che Bizzotto trova davvero un buon calcio. Sì, la decisione noi non avevamo, era dall'altra parte della telecamera e il problema, non avevamo una chiara visualizzazione di quello che è accaduto, però sono d'accordo con te, oltre al motivo per cui Doncor avesse dovuto causare il problema, è anche un po' così la dinamica per quello che abbiamo visto dal di qua, non così in linea rispetto a quanto, quanto deciso. Adesso Fioravanzo al lancio, vediamo se Pesaro prova a contrastare, non riesce a rubarla. Anche il Valsugana ha problemi in rimessa laterale. Riesce subito ad andare a mettere a terra l'avversario, lì adesso è... si gioca vicino alla rack, Pesaro non deve commettere falli, deve salire bene con la linea difensiva dei tre quarti, provano a tenere sul pallone, non ci riescono e adesso calcetto dietro, deve fare buona guardia Pesaro ed è Azzolini che chiama il Mark. Sì, una scelta conservativa, diciamo quella di interrompere il gioco per beneficiare di un calcio libero, ma assolutamente la più adeguata. Assolutamente sì, adesso un attimo c'è il dottore in campo per il centro Gritti del Valsugana, calcio in touche che non arriva in touche, quindi Pesaro deve fare attenzione, salire bene con la linea difensiva, adesso buona guardia dietro con Jobert che prende l'ovale, aspetta la salita. Sì, Pesaro che decide del Valsugana e sarà touche in favore della Valsugana. Della Valsugana, sì, Pesaro decide di evitare il gioco tattico al piede di ping pong. Intanto vediamo, esatto, il numero 3, il pilone che era uscito per il cartellino giallo. Sì, c'è anche Pesaro, il cambio inverso da parte del Valsugana, rientra il giocatore che aveva fatto uscire il pilone per fare le mischie. Sarà l'ennesima touche in favore dei veneti. Vediamo se Pesaro riesce a contrastare questa touche, neanche ci prova. E adesso allora è Pesaro che risale con la linea difensiva. È ottimo il placcaggio, è ottima anche la pulizia del Valsugana, sì, in rack. Adesso il numero 10 Bondavelli che prova a sondare il campo per l'ennesima volta con un calcetto, manca la presa se non sbaglio Azzolini. Sì, soprattutto c'è un in avanti e quindi si riprende con una mischia in favore del Valsugana. Sì, nel tentativo di raccogliere il pallone al volo Azzolini si trova in una posizione non confortevole nel rincorrere il pallone stesso, non lo prende e gli cade. Notare come il Valsugana abbia cambiato strategia, faccia qualche fase d'incontro e poi calci per cercare a sua volta di indurre l'errore della difesa pesarese, cosa che questa volta gli è riuscita. Sì, primo errore per il triangolo allargato pesarese, adesso soprattutto prima della fine del primo tempo sembra, sì, un cambio delle prime linee, prima, sì, linea per Pesaro e vediamo che, sì, decidono di inserire Leva e Santino, escono Oretti e Dal Pozzo,
buona prova per entrambi, qualche problema di troppo per Oretti al in touche, ma il ragazzo si deve fare e crescerà, e grande grinta per Dal Poste. Soprattutto oggi vediamo una inedita prima linea con Leva che si va a mettere, per carità ha giocato nella sua carriera, soprattutto in giovanili, sicuramente si va a mettere tallonatore, ma Franco che si va a posizionare pilone sinistro, lui che nell'ultima stagione e anche in questa ha giocato per lo più a destra. E una soluzione evidentemente individuata dai tecnici Panzieri e Sandri per rinforzare la prima linea e forse anche avere due ball carrier in contemporanea in più, sì, in campo, visto che sia Doncor che Santino palla in mano Dimitri ne possono macinare. Sì. Non è quello che viene richiesto quotidianamente ai piloni, però così è. E soprattutto c'è un... Sì, c'è un intervento da parte dell'arbitro che interrompe il gioco per sanzionare la Mischia Pesarese, comunicando di aver rilevato un'infrazione per infrazione volontaria. Anche questa è parsa una scelta un po' zelante, insomma c'era stato un lieve spostamento della Mischia, ma così ha deciso imbriaco, per cui a questo ci si deve adeguare. E adesso altra touche pericolosa del Valsugana, Bondavelli trova una buona touche da buona posizione sui 10 metri, forse anche meno, sì, sui 5, dalla pare linea sui 5 di meta. Lancio per il Valsugana, portata a terra bene, Pesaro che cerca di contrastare la Mol Veneta, Mol che sì, viene fatta crollare. Viene fatta crollare, l'arbitro mette, sì, la mano in tasca e probabilmente sanzionerà un giocatore pesarese con un giallo. Giallo a Ruffini. Valsugana che prova a giocare. No, non c'erano veloce, le condizioni per giocare veloci. E allora si riprenderà probabilmente col calcio di Valsugana, riavrà in touche sui 5 metri. Sì, la scelta inevitabile. Il gesto del giocatore di Pesaro ha comportato il crollo del molle, quindi il cartellino giallo e la sanzione, anche vista la zona del campo e il contesto in cui Valsugana poteva beneficiare di arrivare a segnare una meta. E quando sono già trascorsi i primi 40 minuti, quindi Pesaro si ritrova con un giocatore in meno, adesso impostano la Mol, Pesaro deve dare tutto per riuscire a contrastare questa Mol, i Veneti non fanno altro che spingere e andare in meta. Sì, una meta che non ci voleva per il Pesaro a fine del primo tempo, era estremamente importante concludere questo primo tempo lasciando gli avversari a zero punti e purtroppo i problemi, rimessa laterale e difensiva e in Mol hanno comportato questa segnatura da parte del Valsugana. Attendiamo la trasformazione, poi vediamo se ci sarà tempo per continuare a giocare oppure se l'arbitro decreterà la fine del primo tempo. Trasformazione da posizione complessa, davvero un peccato perché Pesaro fin qui aveva fatto vedere davvero tutto il meglio del suo repertorio, ha sofferto sicuramente troppo in touche e questo l'ha portata a giocare troppo nella sua metà campo, ma se c'è qualcuno che aveva messo sin qui seriamente in difficoltà l'avversario era stato Pesaro. Adesso rivediamo il numero 8 Girardi al calcio, non è il numero 8, adesso non abbiamo visto effettivamente di chi si tratta comunque di un uomo di mischia, vediamo se riuscirà a centrare i pali, così non è, Pesaro rimane in vantaggio per 6-5 sul Valsugana. Sì, Pesaro deve aggrapparsi a questo vantaggio che ha, seppur solo di un punto, per avere la conferma che le sue strategie difensive messe in atto finora non sono da ritenersi non valide solo per aver preso una meta. Ma assolutamente, anche perché ricordiamo una Mol presa con un uomo in meno contro una squadra tanto pesante quanto questo Valsugana. E adesso calcio di ripartenza davvero lungo, Valsugana che riesce
a agguantarlo con il numero 12, buona comunque la difesa pesarese. Anche un po' fortunato il Valsugana. Sì, fortunato, perché il controllo di piede gli ha consentito quello che nel calcio si chiama stop a seguire, che lo ha assolutamente premiato, insomma, si è trovato a guadagnare dei metri con facilità. Adesso vediamo vantaggio. Un vantaggio da parte dell'arbitro, decide di... no, questo l'arbitro non lo può fare. Non l'arbitro può decidere... fischia due volte. No, non può poi... decidere, ma la cosa strana è se decidi di non giocare con... buttando in avanti la palla, poi non puoi battere velocemente. Esatto. Allora vediamo giochi. Se Pesaro riesce a riorganizzarsi adesso sull'auto di destra, sarebbe davvero troppo chiudere la partita con due mete subite. Sì, esatto. Vediamo il Valsugana, che è buono il placcaggio al centro, Pesaro deve fare buona guardia, l'arbitro questa volta ha commesso un errore un po' troppo grossolano, diciamolo, che ha permesso al Valsugana di fare troppi metri. Adesso Pesaro fa buona guardia lì vicino, vediamo se Pesaro riesce, adesso è buono il placcaggio e purtroppo arriva la meta del numero 11 Pintonello proprio in chiusura di... Questo era quello che non ci voleva, perché tutto il lavoro fatto, tutto quanto di buono fatto fino a qui da parte del Pesaro svanisce. E adesso ennesimo calcio sulla panchina Bizzotto, un po' frustrante per Pesaro, senza un po', togliamolo pure, questo è un po' frustrante per Pesaro subire questa seconda meta, la prima poteva starci, questa effettivamente è una di quelle mete che rischia di tagliare le gambe, nulla è compromesso sicuramente con il Valsugana, che si porta intanto sul 10-6 sui giallorossi. Pesaro però deve sicuramente rimettere la testa in partita e riportarsi quanto prima nella metà campo avversaria, vedremo se in questo primo tempo direttamente nel secondo. Adesso calcio per Bizzotto, calcio decisamente sbagliato. Per fortuna di Pesaro, di fatto il Valsugana, lato calciatori, non sta brillando e quindi primo tempo che si chiude sul 10-6 in favore del Valsugana. Tutto pronto al Toti Patrignani per il secondo tempo di Fiorini Pesaro Rugby Valsugana. Ricordiamo, primo tempo che si è chiuso sul 10-6 per il Valsugana, che ha realizzato le due mete che l'hanno portata al vantaggio tutte in chiusura di tempo, e adesso si riprende Pesaro, che recupera il primo vale con Venturini e Santino Franco, che va subito a contatto, prova ad andare oltre la linea del vantaggio e ci riesce, deve andare a terra, va molto bene a terra, conquista metri. Adesso è Azzolini ad armare i tre quarti pesaresi con Villa sull'out di sinistra, cercano di tenerlo alto, speriamo che riesca ad andare a terra, invece sembra essersi fatto imbragare decisamente bene, però Pesaro avanza, quindi ancora è tutto in gioco, vediamo l'arbitro alla fine fischia effettivamente il turnover, sì, e palla del Valsugana. Qui grave errore di Villa, che è andato a contatto troppo alto e si è fatto tenere su dalla difesa avversaria. Secondo tempo che è riniziato, Pesaro ha provato subito a alzare il ritmo, però c'è già la prima mischia della seconda frazione di gioco a favore del Valsugana. Vediamo come andrà la prima linea pesarese. Ricordiamo che Pesaro ha iniziato questo secondo tempo con ancora un uomo in meno causa il giallo preso da Ruffini. 15. Ah no, sembra rientrato. È rientrato anche Ruffini? Io ho visto... sei... non c'è il giocatore tra i puniti. Ci siamo un po' distratti su questa cosa. Sì, no, probabilmente. Però a quanto pare la mischia era completa, lo schieramento dei tre quarti era completo. Il...
quello che è rilevante è comunque un altro problema in mischia del Pesaro, che viene sanzionato con un calcio di punizione da parte di Imbria. Sì, purtroppo non sembra essere cambiato lo spartito in questo secondo tempo. Mischia del Valsugana che mette in difficoltà quella pesarese, Valsugana che guadagna un calcio di punizione, Valsugana che va in touche. Vediamo adesso come andrà questa touche. Pesaro non prova a contrastare in aria, si forma la molla e Pesaro soprattutto non contrasta questa molla, non si capisce perché, forse voleva non contrastarla, ma evidentemente l'arbitro ha dato buona la molla, a quel punto devi entrarci. E adesso questo però l'arbitro fischia, sì, scelta... un muro, scelta decisamente incomprensibile, e adesso questa volta non va bene la giocata veloce di Pesaro. Due pesi, due misure per Imbria, no, oggi al Totti Patrignani. E mischia, non può battere velocemente, partire velocemente da un calcio che non ha diritto di battere. È un po' anomala la gestione della rimessa laterale da parte delle squadre e da parte dell'arbitro. Come hai detto correttamente tu, Pesaro decide di non contendere, però arretra, Valsugana col pallone avanza e dopo un po' l'arbitro interrompe il gioco per decretare questa mischia all'introduzione del Pesaro. Speriamo in una buona spinta pesarese, concordo, Pesaro è ancora un uomo in meno, sì, assolutamente. Sì, è entrato Santino, abbiamo visto Flanker. Vediamo, tratto Sacchetto a Flanker. Sacchetto a Flanker, esatto. Scusami. Santino in prima linea. Adesso buona l'uscita della palla, buono il calcio di Joubert che però non esce dal campo e allora è Pesaro che deve ripartire ed è ottima comunque la salita di Villa sull'out di sinistra. Adesso Pesaro deve mettercela tutta e ce la fa ed è ottimo il placaggio di, Villa, di Antonelli. Adesso è Pesaro che gioca velocemente, Antonelli che va subito all'impatto, forse non c'era neanche la giusta distanza dal Valsugana. Adesso è Doncor a provare ad andare a impattare, non rotolano e invece l'arbitro vede un fallo di Pesaro. Non capisco bene questa decisione. L'arbitro ha sanzionato ancora un tenuto, non era così ortodosso il comportamento del recuperatore a mio avviso, ma quello che dobbiamo portare a casa da quello che è accaduto adesso è che l'ancora della partita di Pesaro deve essere la sua difesa, la sua capacità di difendere, è ciò a cui Pesaro deve attaccarsi per fare del suo meglio in questa partita, è la cosa che gli sta riuscendo meglio. Questo sicuramente, fatto sta che Pesaro deve andare a giocare nella metà campo avversaria e adesso è buono il recupero di De Angelis e adesso palla che rimane in campo e l'arbitro fischia fuori, ma non era fuori per Pesaro, la palla dovrebbe essere giallorossa, vediamo che cosa deciderà l'arbitro. La palla era rimasta in campo, l'arbitro ha fermato il gioco, la palla era recuperabile per Pesaro, probabilmente si riprenderà con, esatto, un calcio, sì, per Pesaro, bravo Boccarossa, ed è Santino ad andare a contatto, serve però il sostegno dei compagni, un po' isolato, bene, arriva Boccarossa adesso che arma le mani di Joubert, paletta che va a contatto al centro, non riescono a tenerlo su, adesso è Doncor ad andare dentro per Santino e lì sembrava esserci un fallo del Valsugana, l'arbitro non è dello stesso parere, adesso è Mariani che viene respinto al mittente, bravo a pestare sui piedi e a conquistare qualche metro, adesso è Boccarossa ad andare dentro, serve tutto il sostegno dei compagni, qui decisamente isolato, Mariani che imposta e riparte subito dalla RAC col sostegno di Antonelli, bene ha fatto Mariani a fare questa giocata, adesso è Doncor a passare per Joubert, non c'è profondità per Pesaro e non c'è neanche grande continuità di gioco, purtroppo adesso è Pesaro a perdere l'ovale, viene rispedito, sì, indietro, però il, sì, calcio è direttamente fuori, quindi sarà una touche per Pesaro. L'arbitro, sì, ferma tutto, gioco. Entrano i medici per un giocatore del Valsugana, però è altrettanto vero che sembrava quasi che avessero fermato
Sì, c'è rallentato il gioco, sì. Visto che non sembrava, e no, per fortuna là non è nulla di grave, sembra ben più grave l'infortunio accorso a Mariani, che rimane a terra, sembra quantomeno almeno una distorsione al ginocchio, speriamo non sia nulla di più serio per lui. E sarà l'occasione questa per vedere il primo lancio in touche per Giacomo Leva. Sì, è stata una situazione di gioco molto confusa, di gioco rotto come si viene a chiamare, in cui le squadre non mettono in atto un gioco strutturato. È finita con una rimessa laterale per il Pesaro. Mi sembra che ci siano anche dei cambi. Ancora? No? Niente, ok, è stato solo un colloquio con la panchina. Vediamo come va il primo lancio. Buono il lancio, buona la presa. Adesso è Pesaro che prova a distendersi al centro con Tontini, viene subito fermato. Adesso Gilbert che prova a giocare veloce. Pesaro, il passaggio non va a buon fine, allora è Azzolini ad andare a contatto, ma l'arbitro continua a dare tenuti su tenuti. Effettivamente è complesso rilasciare la palla, non ha concesso davvero un secondo in più per rilasciare il pallone, così è complesso giocare a rugby. Diciamo che l'arbitro è molto severo nel valutare il rilascio del pallone da parte del placcato una volta che questo è stato portato a terra. E non sembrano neanche così evidenti i tentativi di conquista da parte dei giocatori, ma tant'è, se questo è il metro, che comunque viene applicato uniformemente da entrambe le parti, le squadre debbono adeguarsi. Infatti l'arbitro sta adesso spiegando un po' ai giocatori quello che lui vuole nelle contese sul pallone una volta avvenuto un placcaggio. E adesso si riprende con un calcio di punizione, calcio in touche per il Valsugana. Palla, bravissimo De Angelis a mantenerla in campo, e adesso è Pesaro che può giocare, Mariani che va a terra, Pesaro che può rimpostare il suo gioco, sicuramente un calcio di allontanamento di Gilbert, Pesaro che può salire con la sua linea e deve salire con la sua linea difensiva, e adesso è il numero 15 Bizzotto ad andare a esplorare il campo, e allora è Gilbert a provare a esplorare il campo ed è lui a trovare il buco un po' isolato, serve il sostegno dei suoi compagni, buono Boccarossa a portare fuori l'ovale, adesso è Pesaro che si va a inserire, buonissimo l'inserimento di Caroli centrale a sostegno di Sacchetto, e vediamo Leva ad andare all'impatto. Non c'è nessun vantaggio, Pesaro deve dare continuità al suo gioco, adesso è Antonelli ad andare dentro, davvero bravo, Pesaro deve mantenere l'ovale, Venturini dentro, vediamo se riesce a dare continuità al suo gioco, adesso è Caroli ad andare dentro, siamo a un metro dalla linea di meta, Pesaro deve andare con tutto il suo potenziale, e palla a sinistra per Vida che va dentro, bellissima meta di Pesaro, costruita in tantissime fasi, vede benissimo Paletta, Villa sull'auto di sinistra che poi va a schiacciare, non dico sotto i pali, ma sicuramente si accentra quel tanto che basta per dare un calcio di trasformazione più comodo alla Gilbert. Sì, un'ottima azione da parte di Gilbert, che si è preso quell'ottimo buco leggendo chiaramente lo spazio nella difesa avversaria. Da quel momento in poi i giocatori del Pesaro hanno fatto tutto bene quello che dovevano fare, è stata proprio una meta di squadra, praticamente viene da pensare che quasi tutti i giocatori abbiano toccato il pallone dopo nel costruire questa meta. Approfittiamo per dire, ci ha un po' sorpreso, nel senso che non l'abbiamo visto, l'ingresso di Caroli in campo, probabilmente il rientro del cartellino giallo è stato fatto con il suo ingresso in campo, non è entrato il giocatore precedentemente espulso ed è rientrato lui.
Vedo in campo anche Jaguari, quindi probabilmente in occasione della meta ci saranno altri cambi. Vediamo ora la trasformazione di Joubert. Joubert è piazzato e sembra e la trasformazione va. Ottima. 13 a 10 per la Fiorini Pesaro Rugby, che rialza la testa e si riporta in vantaggio. Una meta che dà morale e soprattutto è quello che ci voleva per i giallorossi. Hai sottolineato tu i cambi che ci sono stati in questo primo tempo, secondo tempo. Caroli, secondo tempo, Caroli che è entrato davvero bene in partita, anche lui ha dato continuità di gioco a questa bellissima meta, una meta che Pesaro si merita tutto per la tanta mole e anche la sofferenza a cui è riuscita a far fronte questa partita sin qui. Ancora ricordiamo, la partita è ben lunga visto che mancano poco meno di 30 minuti al termine del match. Sì. Adesso girandola di cambi anche per il Valsugana. Sì, cambi anche per il Valsugana, cosa assolutamente normale al decimo del secondo tempo. Si riparte con il calcio di Bizzotto. Bravo De Angelis a riconquistare questo pallone. E adesso Pesaro che non calcia subito, però fa metri con Boccarossa, costretto un po' in avanti, ma è buonissimo il sostegno di Caroli e adesso c'è la piattaforma giusta per calciare. E ci pensa Joubert con una bella pedata, arrivare quasi a metà campo. Brava la difesa pesarese ad evitare la touche veloce del Valsugana. Adesso è il Valsugana a dover rincorrere Pesaro, ma Pesaro non per questo non deve continuare a macinare gioco per provare ad andare e stare ancora nella metà campo avversaria e mettere a segno altri punti. Sì, Pesaro che deve continuare a stare aggrappato a ciò che di buono ha fatto vedere in questa partita, pressione in difesa ed efficacia palla in mano. E adesso touche storta del Valsugana, ottima la pressione anche nella linea difensiva di Pesaro. Sì, Pesaro che adesso come opzione, a seguito dell'errore in rimessa laterale del Valsugana, chiede di poter giocare una mischia, è la fase statica dove ha meno problemi rispetto alla rimessa laterale, cui dovremmo... Sì. Vediamo che cosa succederà. Come immaginavamo, partita di grande sacrificio per Doncor, che è pilone destro, è dentro dal primo minuto. In panchina c'è Pierangeli come cambio, però mischia stabile per Pesaro, però l'arbitro dice tallonata con le mani, sì, la qui palla probabilmente. L'arbitro sanziona un po' il crollo, va detto che molto probabilmente Pesaro deve tirare fuori la palla dalla mischia molto molto più rapidamente. Concordo, Pesaro fatica effettivamente nelle fasi statiche e deve giocare velocemente, anche perché la palla era già alla base della mischia, Jaguari e Boccarossa erano forse un po' così indecisi sul da farsi, occorre la lucidità di tirare fuori subito il pallone e giocare. Vediamo cosa succederà ora con questa rimessa laterale per il Valsugana, che è molto più pericolosa della precedente, essendo dentro l'area dei 22. E ricordiamo che nella situazione, insomma, l'ultima meta che il Valsugana ha marcato è stato proprio da una situazione di rimessa laterale. Certamente, Pesaro adesso però, se non altro, è in parità numerica, però Pesaro non va a contrastare la mol. Sì, esatto, per evitare la situazione di prima, il saltatore del Valsugana parte dalla rimessa laterale, situazione tutto sommato positiva per il Pesaro. Giocano vicino alla RAC, Pesaro deve mettere a terra velocemente gli attaccanti del Valsugana, deve essere più efficace lì vicino alla RAC Pesaro, l'arbitro non dice nulla, serve la guardia a sinistra e adesso però serve più attenzione lì nella vicino linea alle RAC. Valsugana gioca di esperienza sicuramente, serve peso lì, serve spingere via gli avversari. Stanno entrando Pesaro, tutti quelli del Valsugana. E l'arbitro assegna la meta.
Sì, questo è il gioco del Valsugana, tutti dentro a spingere. Squadra pesante di peso, l'abbiamo detto tutta la partita. Qui ha fatto vedere come ha voluto sfruttare i chili a disposizione, il vantaggio che ha nei confronti del Pesaro. Si è visto proprio come anche i tre quarti sono corsi dal loro schieramento per entrare a spingere in questa situazione di maul. Sì, praticamente 15 giocatori dentro la maul quasi. Cose che non vedevamo dalle partite contro il Romagna, amici e avversari di vecchia data quest'anno, che stanno facendo un campionato in carrozza in Serie B, chissà se risaliranno in Serie A. E adesso Bizzotto all'ennesimo tentativo di trasformazione di giornata. Diciamo che il Valsugana sin qui ha fatto una cosa, far valere i chili. Sì, e questo però è anche questo il gioco del rugby, c'è poco va da dire. Che questa nuova esperienza di quest'anno del Pesaro Rugby, cioè il confronto con il girone Veneto, culla del rugby italico, deve ancora far maturare e consolidare un fatto. Ogni errore in questo girone viene pagato molto caro. E qui l'errore derivante dalla mischia ha comportato questa segnatura. Continua a non trasformare le mete il Valsugana. È una buona notizia per il Pesaro, che però deve fare bene il suo lavoro, facendo bene quello che ha fatto finora, Matteo. Sei d'accordo? Assolutamente sì, deve rialzare la testa. Adesso si trova sotto di 2 punti, 15-13 per il Valsugana contro la Fiorini. Pesaro Rugby, la partita è ancora lunga, deve andare a mettere la testa dall'altra parte. Esce De Angelis, buonissima prestazione per lui anche oggi. Ci ha stupito un po' in questo avvio di campionato, l'anno scorso era stato un po' altalenante, invece è andato molto bene. È entrato Larry Charte, che si va a posizionare all'ala, ed è entrato anche Dabalà per Boccarossa e Villarosa per Antonelli. Esce il vice capitano, o meglio capitano in campo Antonelli, per la prima frazione di gioco, ed entra il capitano dei capitani Carlo Villarosa. Sì, ricordiamo che per un formalismo il capitano, che è il giocatore deputato ad aiutare l'arbitro nei rapporti con la squadra, non può partire dalla panchina ovviamente, quindi abbiamo questa situazione un po' anomala, che il capitano storico e leader conclamato del Pesaro parte dalla panchina. E adesso Pesaro, che con Caroli provava a tenere su l'avversario, non ci riesce. Adesso sarà un calcio, palla toccata dal giocatore pesarese, la Recharte, che tocca il suo primo pallone di partita per Azzolini, che prova subito a servire Sacchetto, bravo comunque a mantenere l'ovale. Pesaro che pulisce, fa buona guardia in rack, palla per Jobert, ed è lui che va a esplorare il campo, e Pesaro che deve risalire con la sua linea difensiva. Buona la presa del numero 12 del Valsugana, e adesso palla per Gioberto, un bellissimo up and under, vediamo se buono. Lo riesce a prendere al volo. Qui abbiamo il giocatore 15 del Valsugana, che era in fuorigioco, è partito davanti al suo compagno di squadra, che ha competito per ultimo giocatore, ed è intervenuto a mettere pressione sul giocatore. Questo tentativo, il rimbalzo non aiuta il Pesaro, che si dovrà costretto a subire l'opzione del Valsugana. Non so se c'era un vantaggio per Pesaro, onestamente. No, credo di no, credo che a seguito di questo calcio uscito direttamente dietro la linea di pallone morto, l'arbitro stia chiedendo al Valsugana che opzione scelga, cioè mischia sul punto del calcio o calcio di rinvio della linea dei 22, sì. Visto la storia della partita, è la scelta. È uno di quei calci che, se andava a buon fine, poteva essere una bellissima idea. Sì. In realtà non lo è stata per niente, perché si riprende con una mischia in favore del Valsugana. Pesaro aveva la palla in mano e poteva distendere i suoi tre quarti. Una scelta forse un po' azzardata. Frettolosa. Sì. Non so se dettata più da un po' una fase di gioco concitata. E poca chiarezza e poche idee in quel momento che dà. Ma c'è sicuramente la necessità da parte del Pesaro di trovare una soluzione al problema di una difesa estremamente solida del Valsugana una volta schierata. Vediamo, qui c'è ancora problemi in mischia per il Pesaro. Abbiamo un calcio di punizione contro
un giocatore di prima linea che viene espulso, probabilmente Doncor, sanzionato per l'ennesima volta per un calcio di punizione, quindi in escalation il provvedimento è un cartellino giallo per falli ripetuti. Anche qui occorre ricordare un po' la partita di sacrificio che stavi sottolineando tu. Forse i troppi minuti in campo possono aver contribuito. Ma guarda, anche questi. Onestamente è difficile capire da qua che cosa succede lì in prima linea. Certo. Fatto sta che l'arbitro mi sembra che abbia preso una posizione molto chiara. Pesaro è perdente e assegniamo tutti i falli contro Pesaro, perché così è stato dall'inizio alla fine della partita in mischia. Addirittura il giallo mi sembra un po' eccessivo. Adesso Pesaro che non contrasta la mol, l'arbitro però li fa avanzare, non fischia il muro. Fatto è, così stanno le cose. Adesso buonissimo il placcaggio di Leva. Pesaro deve salire con la linea difensiva e riuscire a portare pressione, nonostante adesso si troverà a giocare per 10 minuti con un uomo in meno. Pesaro deve subito reagire a questo giallo nella maniera... C'è un'ostruzione. Ma vedi, la partita ha un andamento abbastanza chiaro. Il Valsugana, pur essendo davanti nel punteggio, sta dimostrando di non essere così superiore in campo nel gioco. Riesce a portare a segno quelli che sono i suoi punti di forza, ma insomma, se devono costruire, si attaccano anche loro alle mol da rimesse laterali o da situazioni che si creano spontaneamente vicino alla linea di meta. Entra in campo un beniamino del pubblico pesarese. Entra Pierangeli, un pilone storico dei giallorossi, pilone che solitamente è impegnato con la cadetta in Serie C, e oggi gli è stato chiesto il sacrificio e lo sforzo di andare mettersi in panchina con la Serie A, vista l'assenza di Fusco. È uscito per il momento Jawari per questo cambio, d'altronde serviva un pilone in campo dopo il giallo ad Doncor, e speriamo che Pesaro riesca a reggere questa mischia a introduzione pesarese, se non sbaglio. Sì, è un'introduzione pesarese, perché l'arbitro ha ritenuto il comportamento un'ostruzione, un fuorigioco involontario e non una ostruzione. E quindi in questa situazione il regolamento prevede che si riparte con una mischia e non con un calcio di punizione. Sicuramente è una Pesaro Rugby che deve ricorrere a tutte le sue energie psicologiche e mentali in una partita che da un lato avrebbe tagliato e spezzato le gambe a tante squadre, visto che, come hai detto tu, questo Valsugana sin qui non ha dimostrato particolare brillantezza, ha solo spinto, come dicevamo prima. E i chili sono la sua forza. Giocare i chili. Adesso è bravo Jawari a tirar fuori il pallone e a mantenere il possesso. Pesaro adesso non deve commettere errori, nella propria metà campo deve fare buona guardia e portare sostegno ai suoi compagni. Adesso palla che viene, c'è anche un vantaggio mi pare di aver visto. Adesso è Caroli ad andare dentro, davvero buona la sua idea con una doppia finta. Sì, ottimo, c'è superiorità al largo. Adesso è Paletta che serve la Rezzarte, davvero bravo ad andare a contatto e soprattutto a rientrare, perché doveva rimettere a disposizione quel pallone per non farsi portare fuori. Adesso ancora una volta un problema, ma adesso l'arbitro ferma tutto, c'è un vantaggio precedente. Sì, va detto che comunque c'è un problema a ogni placcaggio, perché c'è sempre un giocatore a dar fastidio al mediano quando va a tentare di giocare velocemente. Qui era palese nel momento dell'interruzione del gioco da parte dell'arbitro. Abbiamo un doppio vantaggio, un placcatore che non rotola nella propria metà campo del Pesaro, è un intervento alto sul Recharte quando era in attacco, diciamo. Mi permetto di dire che sono anche non pochi gli stop durante questo secondo tempo, con un continuo ingresso di fisioterapista e dottore per il Valsugana. Evidentemente tutta questa pesantezza in mischia per il Valsugana poi
si rivela anche in un fiato corto per quanto riguarda la corsa durante la partita, e adesso è Pesaro per la prima volta ad avere una touche in zona d'attacco dentro i 22 del Valsugana. Nonostante sia un giocatore in meno, adesso vediamo come si schiererà Pesaro in touche con Pierangeli, che credo abbia davvero provato molto poco le touche della prima squadra. Però mi permetto di segnalare l'ottimo calcio a uscire di esterno di Joubert, che ha consentito di avanzare, e segnaliamo il tentativo di giocare e non di prendere i punti al piede con i pali. Per cui Pesaro si sente motivata, come facevi notare tu, la sfida è anche psicologica, Pesaro dimostra di esserci. Adesso vediamo, probabilmente andranno sull'ultimo blocco, non è così, e addirittura vanno proprio ad alzare per Venturini, e va bene Santino, non si deve far portare fuori, buono il sostegno. C'è un altro vantaggio a favore del Pesaro, un'ottima... Adesso è Caroli dentro per Venturini, buono. E ancora una volta il placcatore dei compagni, ed è Paletta a provare ad andare dentro, non ci riesce, viene spinto indietro, ma si torna sul punto del vantaggio precedente. Sì, vediamo, ho visto anche una bandierina da parte dell'assistente Gargamelli, vediamo se l'arbitro... Desidera di fare, l'arbitro mette la mano in tasca, quindi probabilmente c'è qualcosa da segnalare, c'è un giallo da assegnare alla seconda linea, qui se ne vanno chili su chili, perché esce Albertario, uno dei bronzi di Riace di questo... Un intervento dietetico, potremmo definirlo. Sì, perché effettivamente questo è ossigeno puro per Pesaro, non fosse che Pesaro si ritrova a giocare un'altra touche, tasto dolente. Vediamo cosa decide, squadra. Se andare in rimessa laterale, giocare, sembra intenzionato per la rimessa laterale Pesaro. Esattamente. La fiducia nei propri mezzi è una risorsa importantissima nel rugby come nella vita, Pesaro sta dimostrando di metterla in campo. Assolutamente così. Vediamo che cosa deciderà questa volta di fare Pesaro, se il Valsugana proverà a contrastare la touche pesarese in aria o meno, e quello che fa, e soprattutto ruba, sì, una palla pesantissima, non lanciata ottimamente questa touche. Pesaro non deve commettere però il fallo lì, deve stare attento. Non deve risolvere il problema al Valsugana. Viene... E soprattutto la palla è di Pesaro, evidentemente è un turnover. Non so, l'arbitro assegna una mischia per il Pesaro, abbiamo visto che ha fatto un cenno con la testa, con lo sguardo, col guardalinee, ci deve essere stata una comunicazione tra i due, ma credo sia stata forse un semplice controllo, perché effettivamente, come hai detto tu, un turnover. A seguito del lancio sbagliato da parte del Pesaro, Valsugana ha conquistato la palla, ha impostato una maul che però non è avanzata, e quindi abbiamo un turnover. Vediamo ora se Pesaro riesce in mischia a ripetere la prestazione di prima. Sì, deve essere velocissimo con una rapida conquista a portarla fuori. Ricordiamo che adesso siamo 14 contro 14. Buona l'introduzione, l'arbitro non capiamo perché la fa ripetere, la palla era praticamente uscita, era già stata vinta, sì. Già in mano, porca la pupazza per Pesaro. Diciamo, ci facciamo prendere anche noi, seppur in telecronaca, dalla partita. Pesaro è sotto di 2 punti, una meta vorrebbe dire riportarsi in vantaggio. Sì, sarebbe. Abbiamo la nuova introduzione di Dabalà, arrivato quest'anno dal Verona, che sta facendo davvero bene comunque in questa prima parte di campionato, nonostante per tutta la squadra ancora non siano arrivate ovviamente vittorie, ma questo vale, sì, per tutti i suoi compagni. Introduzione, vediamo Jawari che ha la palla in mano, pronto ad uscire, viene placcato, tutto regolare, sì. Vediamo Dabalà, palla per Caroli che va dritto per dritto, non riesce ad andare però oltre la linea del vantaggio, e allora ancora palla lì vicino per Santino che prova a pestare, non riesce, viene portato indietro, palla ancora per i giallorossi, allora il capitano Villarosa a provare ad andare dentro. C'è sovranumero al largo per Pesaro. A disposizione di Pesaro, Paletta che va a terra, serve il sostegno dei compagni, palla per Venturini che macina, va avanti, servono i compagni, serve il sostegno, serve tutta la grinta dei giallorossi, palla per Leva e lui ad andare
ad impattare questa volta. Palla per i compagni e Santino che va dentro ma non riesce. Adesso vediamo che cosa deve assolutamente continuare Pesaro. A spingere Pesaro. Villa Rosa provare ad andare dentro. Sta mettendo ed è davvero una grande difesa da parte della Valsugana con Villa Rosa che non mette il pallone a disposizione. Sì, è una sorpresa l'esito di questa fase di gioco perché vedevamo dal body language i giocatori del Valsugana estremamente in difficoltà, addirittura ce n'era uno a terra, benché sia assolutamente da evitare lo sperare di beneficiare dei problemi fisici dell'avversario, ma era evidente come il Valsugana fosse in difficoltà. Bravo il difensore a mettere le mani lecitamente sul pallone e a conquistarsi questo calcio di punizione per tenuto. Io spero che l'arbitro abbia fermato il tempo tutte le volte che ha fischiato in questo secondo tempo, visti le continue pause di questo Valsugana con fisioterapisti continuamente in campo. Vediamo che dove calcerà Bizzotto questa volta, calcio che finisce in tribuna, una buona touche. Sì, calcio corto per il Valsugana, guadagnerà una decina di metri. E anche qui sì, devo sottolineare i tempi estremamente lenti di costruzione, di setup di questa rimessa laterale da parte del Valsugana. Vale sempre la pena ricordare che il rugby è una guerra in campo e alla guerra come la guerra, dicevano i francesi, qualunque strategia è lecita. E vediamo un po' che cosa succederà. Ma qui si forma una mole senza che nessuno tocchi i giocatori avversari, non capiamo il metro arbitrale in questo caso. Fatto sta che Pesaro contrasta bene questa mole ed eleva a fuggire sull'auto di destra, serve il sostegno dei compagni. Venturini pronto lì da Balacche. Serve Santino. Ottimo scippo per qui, esatto, no. Gioberto è centrale che prova a servire Paletta che però perde l'ovale in avanti per Pesaro. Ottimo scippo in rimessa laterale, quello che succede in questi raggruppamenti noi non lo vediamo mai, ma ciò che ha fatto Giacomo è stato, chiamiamolo per nome, lo conosciamo molto bene, Leva, ha fatto veramente una cosa pregevole, ha conquistato un ottimo pallone, un avanzamento. Negli sviluppi del gioco, ancora una volta, un po' sfortunata Pesaro, perché Joubert aveva visto la situazione di sovrannumero e aveva anche deciso di andare al piede per scavalcare la linea difensiva, che però non gli è riuscito, si è trovata palla in mano nella percussione, il riciclo su Paletta, estremamente frenetico, non è stato controllato dal centro pesarese. E adesso sarà mischia con in sovrannumero per Pesaro con Doncor, sì, che rientra. Una vera sfida per Doncor, perché Pierangeli ha fatto molto bene nelle mischie in cui è stato impegnato. È sempre importante che i giocatori siano in sfida tra di loro per dare il loro meglio, insomma. Vediamo che cosa succede. Se non ricordo male, nel Valsugana c'è ancora un uomo in meno. Sì, il Valsugana è un uomo in meno, Pesaro è al completo, è rientrato Villa con il rientro di Doncor in mischia ed è uscito Pierangeli, l'introduzione del Valsugana, adesso serve una bella spinta pesarese. Palla rubata dal Pesaro, questa volta è anche girata. E adesso è Jaguari a battere velocemente, fortunatamente l'arbitro lo richiama da posizione veramente non credibile per piazzare. Jaguari aveva battuto una palla veloce, aveva commesso una ingenuità clamorosa, per fortuna non ha battuto da dove doveva battere e quindi adesso Pesaro probabilmente andrà per i pali. Sono queste le ingenuità che Pesaro non si deve permettere. Sì, anche per le tue coronarie Matteo, devo ammettere che il gesto di Jaguari, animato delle migliori intenzioni, era veramente non credibile come punto di battuta del calcio di punizione. Per fortuna. Assistiamo al calcio tra i pali di Schubert. Serve il massimo silenzio al Toti Patrignani per aiutare Schubert a centrare questo calcio piazzato. E il
calcio piazzato va al 36esimo, ma sarà ancora lunga la partita visto i tanti stop dell'arbitro. Pesaro si riporta in vantaggio 16-15 per la Fiorini Pesaro Rugby in questa partita sul Valsugana. Valsugana che a questo punto ci viene da dire continuiamo, speriamo continui a dire, perdere tempo, ad allungare il tempo, ma adesso c'è un cambio, l'arbitro para per un tempo. E intanto si alza il coro dagli spalti del Tecnobull Rugby Park. Pesaro deve comunque portare pressione per continuare a mettere in difficoltà la squadra veneta. È tutto nelle mani dei giallorossi, non dobbiamo più commettere errori e dobbiamo riuscire a riportarci quanto prima nella metà campo avversaria. Adesso calcio corto di Bizzotto, bravissimo Sacchetto a portare e a conquistare l'ovale e andare a terra. Adesso Pesaro che arriva a contatto con Leva, da Balà che dà continuità. C'è sovrannumero. Ai suoi giocatori, e adesso calcio lungo di Astolini, ben preso da Ferraresi. Ed è palla che esce in touche dopo aver rimbalzato. Forse Jawari poteva tentare di prendere questo pallone prima che uscisse, sarà touche per i pesaresi. Sì, è una rimessa laterale per Pesaro, Jawari aveva la scelta di tentare di prendere un pallone comunque difficile al volo perché non era ben posizionato, il rimbalzo è sempre insidioso, ma la scelta della rimessa laterale è sempre stata un problema per Pesaro, anche se recentemente pare essere un pochino migliorata la situazione. Non manca comunque molto alla fine della partita. Leva purtroppo non c'entra il lancio, è conquistata dal Valsugana. Pesaro che si deve riposizionare velocemente in difesa. Vediamo, deve fare buona guardia, non deve commettere falli. Ed è bravissimo il numero 12 della Valsugana, Gritti, a commettere questo in avanti. Questa è manna dal cielo per Pesaro, che non deve disunirsi, rimanere concentrata e lì con la testa e portare a casa questa mischia e vincere la contesa. Quello che è stato un leitmotiv nella partita si conferma anche ora. Sotto pressione il Valsugana soffre. Questo è stato un errore gratuito da parte del centro del Valsugana. Un'altra mischia di sofferenza per Pesaro, ma è questo il momento in cui quello che hai seminato deve essere raccolto. Introduzione di Dabalà, fatica Pesaro a far uscire l'ovale, questa volta è davvero bravo Jawari a tirarlo subito fuori, a non perdere tempo, e questa volta è il pilone tascabile Leva ad andare a contatto e mettere a disposizione il pallone. Buona la giocata pesarese, bravissimi Paletta, bravissimo Villa, bravissima la pulizia in rack, e adesso è Caroli ad andare a contatto, è quello che deve fare una seconda linea, non aveva il passaggio, doveva assolutamente andare a contatto, ed è giustissimo questo fischio dell'arbitro con il numero 7 Sturaro, che ci mette circa una mezz'oretta a uscire dopo aver placcato, e quindi l'arbitro giustamente lo richiama e si riparte. Adesso ancora un giocatore del Valsugana a terra, il numero 2, d'altronde Fioravanzo è in campo dall'inizio del match ed è dura per tutti lì davanti, c'è poco da fare, puoi essere dominante quanto vuoi, ma alla fine... E poi come ricordi te è partito dalle parti di Padova questa mattina. Quindi... Assolutamente, assolutamente, per carità non è la trasferta più lunga del mondo, noi abituati a Napoli, Catania, però effettivamente sono comunque all'incirca 3 ore di pullman anche per 4. Loro. Anche 4. Vediamo. Adesso buono. Ottima touche. Buono l'avanzamento. Da Lyle Gioberto. Chiediamo a Giacomo, come l'hai definito tu, il pilone tascabile, oggi schierato come pallonatore, di tirare fuori un'altra prestazione al lancio convincente al fine di mantenere il possesso. Sarebbe interessante sapere dall'arbitro quanto tempo manca al termine della partita, visto che il mio cronometro è già andato oltre i 40 minuti, lui sicuramente l'ha fermato più volte, tant'è. Touche per Pesaro, la conquista Pesaro e Doncor ce l'ha in mano, palla in cassaforte, mi raccomando. Non deve avere fretta Pesaro, deve gestire bene questo possesso.
Ecco, questo era quello che doveva evitare. Sì, però effettivamente l'arbitro, il placatore fra l'altro non rotola via, è difficile mettere una palla lì a disposizione. L'arbitro però fischia un tenuto per leva. Qui purtroppo... E l'arbitro sembra segnalare che manchino ancora 5 minuti al termine del match. Non sappiamo, qui mi permetto di far notare come purtroppo leva quando è andato all'impatto... Palla che rimane in campo sembra, no, no. Non è così. Quando è andato all'impatto non aveva un giocatore vicino, facilitato da parte... facilitato da parte di questa situazione. E ora ultimi 5 minuti. No, 5 era riferito al giocatore, al cambio del giocatore del Valsugana. Ancora non deve perdere la concentrazione, non deve perdere la concentrazione Pesaro. L'atteggiamento mentale è stato un altro dei suoi punti di forza nella partita e deve continuare così. E adesso è buonissima, buonissima la difesa di Pesaro che costringe l'attaccante ad andare a terra. Adesso è Pesaro che non deve commettere. Bravissimo Sacchetto al placcaggio, davvero, davvero, davvero bravo questo giocatore in difesa, assolutamente, che gioca sì, da italiano. E adesso Pesaro deve fare buona guardia lì, non deve commettere falli, non serve niente andare a contrastare lì dentro la rack. E adesso deve essere... Questa è una buona salita di difensiva di Sacchetto. Di Pesaro. Gli ha consentito di guadagnare, di non fare... Non serve andare a contrastare lì in rack. Pesaro deve fare buona guardia lì vicino. Fatica a mettere a terra il numero 12 Gritti e tutti i suoi chili. Questo è una giocata... Palla data indietro ed è la Recharte a ricalciare avanti. Il pallone deve rimettere in gioco, sì, tutti lo i ha suoi fatto. Compagni. Lo ha fatto. Adesso Pesaro... Sono rimasti sorpresi i suoi compagni da questa... Lì. Sua giocata, difesa, Pesaro, difesa, deve fare difesa. Tutto. C'è un passaggio in avanti. In avanti è quello che serviva a Pesaro. Non so quanto manchi ancora al termine della partita. Adesso Pesaro dovrà dare tutto per portare a termine questa mischia. Sì, un'altra situazione di sofferenza per Pesaro che deve tenere, deve continuare a fare quello che ha fatto bene nelle ultime mischie, anche se sotto pressione è riuscito a tirare fuori subito il pallone, e quindi va detto buon lavoro al tallonaggio di leva, perché è merito suo se la palla può andare a fondo mischia immediatamente. Speriamo che ancora Giovanni, una volta sì, la tirata fuori va a terra, deve giocare pulito Pesaro, non deve commettere errori. Ed è Jawari a calciare ancora l'ovale avanti, serve salire, scelta serve un po' risistemare la linea difensiva di Pesaro. Buonissimo il placcaggio di Paletta. Pesaro che si riassesta con la sua linea difensiva. Adesso è buona la difesa di Pesaro, non serve il fallo, non facciamo falli. Basta Pesaro mettere pressione e continuare. Pesaro deve organizzarsi, questo sembra un in avanti, l'arbitro non no, lo no, vede. L'ha rilevato, l'ha rilevato l'assistente, glielo ha chiamato l'assistente. Dalla nostra posizione era abbastanza evidente il passaggio in avanti. E adesso c'è ancora una mischia. Altra mischia per altro Pesaro. Momento di sofferenza in cui Pesaro deve dimostrare un minuto, deve assolutamente vincere questo possesso Pesaro. Adesso la palla va messa in cassaforte, c'è poco da fare. Sì. Jawari deve tirare fuori questo pallone o da Balà, vediamo come andrà la mischia. Valsugana spingerà come un ossesso adesso o cercherà di indurre Pesaro al fallo probabilmente. Al fallo. Ma vediamo, momento veramente di suspense ed emozionante come tutta la partita, giocata punto a punto tra le due squadre, e Pesaro non deve lasciarci sfuggire questa opportunità, a lei favorevole. Pesaro, Valsugana spinge prima, l'arbitro non se ne avvede, la palla di Pesaro la porta a terra Jawari,
che mantiene la conquista del pallone, adesso deve essere rack su rack, c'è poco sacrificio. Da fare, c'è poco da fare, ci vuole, si lotta lì intorno, deve essere rack su rack, la palla deve essere tenuta. La palla finisce fuori, Pesaro vince la prima partita stagionale in Serie A, 16-15 per la Fiorini contro il Valsugana. Sì, è stata una partita in cui Pesaro ha messo in atto ciò che poteva mettere appunto in atto per contrastare una squadra sulla carta più forte, che ha dimostrato di non, lo è, di non esserlo. Non possono che essere abbracci fra i giocatori giallorossi in campo, ed ora linea alle interviste. Prima vittoria stagionale, 16-15 per la Fiorini Pesaro Rugby contro il Valsugana, è stata durissima, l'avete portata a casa. Sì, un gran complimenti ai ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, sono andati oltre alla difficoltà a sopperire a quello che è successo sia in partita sia durante prima della partita, con un infortunio occorso nella notte tra sabato e domenica, un giocatore importante, un tallonatore, Flavio Fusco, e quindi gran merito ai ragazzi che hanno dato tutto e qualcosina di più come gli era stato chiesto. Una partita complessa contro una squadra decisamente pesante che ha messo in difficoltà Pesaro in mischia e in tuscio, oltre ovviamente ai problemi di cui hai parlato te. Fatto sta che Pesaro ne è uscita con una gran grinta e finalmente anche con un bel gioco alla mano, dove tre quarti si sono visti e si sono anche fatti aiutare dagli uomini di Mischi in questo. Sì, è stata una gran prova, una buona prova dei ragazzi della tre quarti. Fortunatamente abbiamo sistemato un pochino di cose, soprattutto sulla manualità. Oggi si è visto che riuscivamo a far vivere un po' più il pallone e anche sulla ricezione dei calci e il contrattacco. Bravi tutti, la Mischia comunque ha fatto un grande lavoro a tenerci su. Sicuramente Valsugana è una squadra sia più pesante, più organizzata, mi viene da dire, però oggi abbiamo dato quel qualcosa in più che ci ha portato a casa la partita, quindi abbiamo sopperito, diciamo, con la voglia di giocare, la tenacia, tutto quello che tecnicamente eravamo inferiori. E si è visto, queste sono le partite di questo campionato, non si potrà mai mollare, si giocherà sempre punto a punto. Sì, decisamente, diciamo che è un pochino aggirato perché abbiamo perso due partite punto a punto che potevamo portare a casa e oggi è andata bene. Sappiamo che il campionato è lungo, ci voleva questa vittoria per rompere il ghiaccio, adesso abbiamo altre due partite prima di fermarci, continuiamo su questo. Come vedete ragazzi, non è un punto d'arrivo, ma questo deve essere il punto di partenza.